dell'accensione del lume, il lume che accenderemo in maniera solenne la notte di Pasqua, per riconoscere che il Signore risorto è con noi. E desideriamo veramente che anche questo momento sia un momento di luce nelle nostre case, soprattutto dove magari c'è un pochino più di tristezza e di oscurità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse alla Samaritana: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Siamo alla terza domenica di Quaresima, siamo al pozzo. Mi piace pensare che chi ha partecipato all'Eucaristia oggi sia andato un po' a questo pozzo dove ha incontrato il Signore. Quella donna era andata al pozzo a mezzogiorno quando era sicura di incontrare nessuno. Perché? Quella donna si sentiva giudicata e condannata da tutti. Per le persone del suo paese, quella donna era i suoi errori, i suoi sbagli. Invece chi trova al pozzo? Trova Gesù. C'è un bellissimo dialogo e Gesù guarda con verità quella donna. Non vede anzitutto i suoi errori, ma vede in lei una persona che ha sete di verità, che ha sete del trovare un significato vero per la vita. È una donna che ha sete di un amore che sia vero. Ecco, possiamo dire la frase che ci accompagna in questa settimana è: scegliere la verità. Ecco, quella donna è una donna che ha sete di verità, incontra Gesù e finalmente incontra la verità della sua vita. Siamo al termine di questa domenica ed è bello che ci siamo trovati insieme a pregare. Aiutati da Betty, adesso preghiamo. Preghiamo insieme dicendo: facci sentire la tua voce, Signore. Facci sentire la tua voce, Signore. Anche noi, come la donna samaritana, siamo alla ricerca di occhi capaci di vederci per ciò che siamo. Facci sentire la tua voce, Signore. Non tutte le sorgenti della nostra vita sono capaci di dissetare la nostra sete più profonda. Preghiamo. Facci sentire la tua voce, Signore. Tu, Dio fedele e amante dell'uomo, sei la verità che appaga ogni nostra sete. Preghiamo.
Facci sentire la tua voce, Signore. Signore. Ecco, preghiamo colei che ha trovato nel suo sì al Signore la verità della sua vita. Ecco. Maria Santissima è chiamata nelle litanie anche la sede della sapienza. La invochiamo per noi e la invochiamo anche perché ci sia questo desiderio di verità, anche nei confronti, nelle questioni, non la preoccupazione di aver ragione e far vedere chi siamo, ma la preoccupazione di poter cogliere quella che è la verità buona che accompagna le scelte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ecco, in questa preghiera si dice la verità più bella di ciascuno di noi. Sono figlio di Dio. Sono figlia di Dio. Ho un padre. Abbiamo lo stesso padre. Tutto questo, prima di tutti i nostri errori e di tutti anche gli attributi onorifici che possiamo avere. Sono figlio di Dio. Sono amato da Lui. Gli altri sono miei fratelli, mie sorelle. La verità di questo è anche la verità del perdono e della comprensione. Osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo Betty che ci ha aiutato a pregare. Grazie a voi che avete pregato insieme con noi. Buona serata e buona settimana.